Benvenuti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo dell'acquisizione di dati da una fonte esterna con LibreOffice Calc. LibreOffice Calc è quello che Excel è all'interno della suite Microsoft Office, è un foglio di calcolo, ovvero uno spreadsheet. La fonte di dati esterna sarà in particolare la serie storica di terremoti fornita dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, vale a dire un file di testo separate da virgole, cioè CSV. Perché scegliamo questo strumento presente in rete? Perché è evidente, analizzando i file che ci vengono rilasciati dall'INGV, che hanno un sistema informatico anglosassone e quindi si presentano dei problemi. Vediamo, scegliamo ad esempio, utilizziamo i loro filtri. La serie storica di terremoti negli ultimi 30 giorni e scegliamo soltanto i terremoti che sono capitati purtroppo in Italia. Vedete, all'interno del loro sito c'è questa combo box, questa casella di scesa in cui uno può scegliere di fare un exporting in text. Noi lo clicchiamo e vediamo che viene il solito foglio di testo in CSV, solo che la separazione non è una virgola, ma l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia utilizza i pipe, che sarebbe il tasto che sta a fianco dell'1, a sinistra dell'1 nella nostra tastiera, dove è il backslash, dove è la barra. Bisogna fare maiuscolo barra per avere il pipe. Il problema, vedete che i numeri nei fogli dell'INGV sono con i decimali separati dal punto, ma in realtà in Italia la separazione dei decimali è la virgola. La stessa cosa avviene all'interno, per esempio, dei chilometri. Questo crea dei problemi perché quando in un sistema informatico in italiano viene importato un database o un file separato da virgole come queste, in cui al posto dei punti per i decimali ci sono le virgole e viceversa, praticamente lo strumento, il foglio di calcolo, non riesce a fare dei calcoli. Vediamo come si fa. Semplicemente con Ctrl S noi salviamo questo file, questa è un'operazione che tutti potete fare. Noi l'abbiamo già salvato, quindi apriamo Excel e importiamo un file separato da virgole, punto CSV, file di testo in Excel. Andiamo menu file, apri e selezioniamo questo file che abbiamo appena scaricato da internet. Vedete che questo pannellino ci chiede qual è il separatore di questo file. Se noi scegliamo la tabulazione non succede niente nell'anteprima. La virgola non succede niente, punto e virgola non succede niente, spazio non succede niente, perché il tabulatore è appunto il pipe. Facciamo maiuscolo barra, viene fuori il pipe. Vedete che adesso lo strumento Calc capisce perfettamente quali sono le colonne. L'unico problema è che noi abbiamo, per esempio, i decimali separati dai punti, mentre in italiano, vedete che la lingua predefinita italiana non significa soltanto che lo strumento è in italiano, significa che a cascata ci sarà l'euro, ci sarà la virgola per i decimali, ci saranno i punti per le migliaia. Noi dobbiamo indicare, selezionando qua, che per qualche motivo il nostro fornitore di questo strumento si è sbagliato e questo è in inglese US e non è in italiano. Vedete che lo etichetta, e la stessa cosa possiamo fare con la profondità in chilometri. Non è standard, ma è inglese US. Quando facciamo OK, dopo aver importato e avergli detto che il separatore è il pipe, vedete che finalmente lo strumento comprende e all'interno del campo, per esempio magnitudine, ci mette la virgola invece che il punto. Adesso, siccome siamo in un locale italiano, cioè dove la virgola è lo strumento di separazione dei decimali, il punto è quello delle migliaia, possiamo fare le operazioni. Selezioniamo e facciamo con Ctrl, cancelliamo un pochino di campi che non ci servono per non avere confusioni. Quindi Ctrl clic sinistro, poi facciamo tasto destro, elimina colonne. Facciamo anche questo campo qua, tasto destro, elimina colonne, per avere soltanto i campi che ci servono. Adesso vedete, per esempio, in questo campo che indica la mia magnitudine, io posso fare delle operazioni perché finalmente lo strumento riconosce che questo è un numero, altrimenti avrebbe pensato che forse con il punto poteva essere una data, un'ora, per esempio le 2:20 invece che 2,2. Applichiamo lo strumento filtro e qui possiamo fare o utilizzare cliccando questa freccina gli strumenti di filtro automatico, cioè di rifarmi vedere tutti quelli che sono stati di magnitudine 3,5, o possiamo applicare un filtro che viene definito standard, ma in realtà è manuale, e dirgli, per esempio, magnitudine superiore a 3,5. Se
si costituisce soltanto un filtro, cioè i dati non vengono cancellati ma vengono filtrati. Vedete che adesso, per esempio, vengono visualizzati soltanto i terremoti che hanno avuto una magnitudine superiore a 3,5. Si capisce perché il filtro è in blu con il pallino, mentre gli altri sono in grigio. Quindi noi abbiamo filtrato tutta la nostra serie storica secondo la magnitudine. Se noi adesso, per esempio, selezioniamo tutto il campo magnitudine, diamogli un po' un attimo che è ha qualche problema il computer a causa della registrazione del video che è un po' pesante, ecco, e poi diciamogli di ordinare in maniera decrescente, vedete che viene fuori che il terremoto, per esempio, selezione estesa, certo, il terremoto più forte è stato quello a Rieti del grado 6 e vediamo che è avvenuto il 24 agosto 2016. Anche qui c'è stato un pasticcio, perché vedete che anche qui la data, per esempio, è in formato statunitense o anglosassone, prima l'anno, poi il mese e poi il giorno, e poi c'è una T e viene inserita all'interno dello stesso campo l'ora. Vediamo come in Calc, ma si fa anche in Excel, si possono separare queste due informazioni. Noi vogliamo due colonne, una con l'ora e una con la data. Tasto destro e inseriamo, vediamo se ci dà retta. Tasto destro dovrebbe fare inserisci colonne, formatta non ce lo dà per qualche motivo, perché è un pochino, vediamo, non riusciamo a capire perché non ce lo dà, se no si sta comportando in maniera strana. Riproviamoci, forse è il filtro che lo mette in difficoltà. Proviamo a togliere il filtro, togliamo il filtro dappertutto, vediamo, facciamo il tasto destro e adesso appare inserisci colonna a sinistra. Incredibile, c'è questo problema in Calc. Allora, vedete poi che i fogli dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia sono un po' spuri, alcuni dati non sono precisissimi. Abbiamo inserito una colonna, quindi selezioniamo qui, noi divideremo questi due dati perché abbiamo un separatore che è la T. Andiamo nel menu dati e selezioniamo testo a colonne. Viene fuori lo stesso pannellino di prima. Vedete qui, ha capito. Mettiamo la T ed ecco che la data e il tempo vengono separati. Ok? E verranno fuori due colonne. Adesso possiamo qui mettere per esempio in italiano data e qui mettere ad esempio in italiano ora. Così adesso possiamo selezionare tutta la colonna e scegliere, tasto destro, formato celle, scegliere il formato della data che è quella corretta italiana, ad esempio con il venerdì. Ecco qua. Per quello che riguarda l'ora, ci sono alcuni problemi perché vedete, sono stati aggiunti come dei millisecondi, però l'ora comunque è abbastanza lavorabile perché sono le 1.36 e 32 minuti. Il dato non è corretto perché l'Istituto Nazionale Geologia e Vulcanologia utilizza lo UTC, che è la Universal Time, che ha due ore in meno dell'italiano. In effetti il terremoto di 6 gradi è avvenuto alle 3.36, quindi bisogna sempre aggiungere le due ore. Adesso che abbiamo fatto questa cosa interessante, noi per esempio potremmo fare selezionare questa colonna e fare una formattazione condizionale e dire la condizione di che ogni qualvolta è ad esempio maggiore di 4, fare un nuovo stile con lo sfondo ad esempio arancione. Vedete, se noi non avessimo fatto l'operazione di indicargli che quel punto 4.4 aveva un formato anglosassone perché aveva il separatore delle decimali come punti non come virgole all'inizio, noi tutte queste operazioni non avremmo potuto farle, perché in pratica il foglio di calcolo si equivoca e non lo prende come un numero, si sbaglia il formato. Quindi ricordiamolo che per poter fare tutte queste operazioni noi abbiamo bisogno di questo pannellino, che è il pannellino testo a colonne, che viene tirato su all'apertura di un file separato da virgole, in cui noi dobbiamo indicare sempre il separatore, poi indicare se capita che una certa colonna piuttosto che un'altra ha purtroppo un formato non italiano ma un formato US americano. Grazie a tutti di aver seguito
questo video al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.